Beh, innanzitutto buongiorno, io sono Luca, Daniel Oliva come Nick, nel caso mi abbiate visto per qualche mailing list. E oggi parliamo di come si usa la posta elettronica. Spero che voi sappiate già come si usa e quindi di fare un talk un po' inutile, però si sa mai. Allora, questo talk nasce principalmente, premessa, questo talk è preso dal talk di un altro, sempre del Monte Lug, che riguardava cioè, spiegare agli utenti, diciamo, comuni come usare la posta elettronica, quindi evitare i classici errori che penso abbiate visto tutti quanti, tipo scritte tutte maiuscole, robe del genere e così via. In maniera che la gente cominciasse a capire come si usa questo strumento, che in realtà, vabbè. Questa edizione l'ho un po' elaborata, l'ho semplificata, tra virgolette, togliendo alcuni pezzi che non erano necessari per questo ambito e così via. Vabbè, se siamo tutti, partiamo. Vabbè. Licenza d'utilizzo, solite cose, avanti. Allora, una premessa, la posta elettronica nasce nel 1971, come sistema di comunicazione per lo scambio messaggi tra università. Eravamo praticamente agli albori di quello che poi sarà internet e, bene o male, diciamo, è rimasta praticamente identica a se stessa da allora. È fatta in questa maniera, quindi c'è un nome utente, cioè un indirizzo mail composto da due parti principalmente, il nome utente, at, che è la chiocciolina, come volete chiamarla, che starebbe presso, come indicazione, e dominio. Di solito il nome utente è scelto dall'utente o dall'amministratore del sistema che ha il potere di creare gli utenti. È quello che di solito quando andate a farvi un indirizzo mail su qualche fornitore, Gmail, Hotmail, Yahoo, Libero per i masochisti, roba del genere, scegliete voi. Il dominio invece è la parte che nessuno può cambiare e che è proprio quella del, tra virgolette, sistema dove andate a farvi la mail, quindi Gmail, Hotmail e roba del genere, che identifica il loro dominio. Nel caso di un'azienda sarà at nome server dell'azienda di posta oppure nome azienda di solito, quello che è .it, eccetera, eccetera. Oh, scusate, non bisogna toccare il touchpad. Allora, i caratteri permessi. Praticamente tutti i caratteri alfanumerici, cioè le lettere dell'alfabeto, più i numeri, non le lettere accentate, il punto si può, l'underscore e anche il trattino, anche se è più difficile da vedere. Tutto il resto, se non sbaglio, se non mi sono dimenticato qualche carattere particolare, però non mi pare, è da evitare. Cosa? Più nelle Il più. pubbliche leggi dell'imperio. Ti permetti di targare tempo pari. Oppure se tu spam, tutta posta finisce sulla spam. Ah, ok, vabbè, ma quello là, cioè non è che tu scegli, cioè Sì, ti fai un indirizzo con. no, quando mandi qualcosa di newsletter, ti metti più spam o più qualcosa e ti Cioè, tag. ti fai l'indirizzo nome più spam at. Invece non mai Gmail. Quando ti registri presso una newsletter, metti nome utente Gmail, nome più Sì, spam ma, più. de ma devi già avere il tuo utente. No, non metti nome di Gmail però. Qua. Ma lo crei al momento, così, oppure hai il tuo Io indirizzo? non mai sì. Ok, quindi hai un indirizzo Più Gmail. normale e poi ti fai quell'indirizzo con quel più particolare, eccetera, eccetera, in un'altra parte. No. Vabbè, comunque caso particolare, evitiamo. Sì. Aspetta, ridigi tutto sul microfono così viene Dicevo, registrato.
Che quello delle lettere accentate è corretto, ma parzialmente, nel senso che è possibile adesso, da adesso registrare. Se tu adesso tenti di registrare teru.com, ok, puoi registrartelo, ok. Anzi, forse io sono l'owner, non mi sembra, testarlo non sei. E quindi di conseguenza, poi loro fanno una conversione di quel carattere accentato in una relativa codifica tipo XN, trattino, trattino, numero esadecimale dell'assegnazione del carattere. E quindi formalmente è vero che non sono accettate le lettere accentate, però diciamo semanticamente dall'utente adesso si possono mandare chiocciola, cioè io avevo la casella chiocciolateruaccentata.com, sempre a livello goliardico, chiaramente. Ma anche qui c'è accentate sia da parte del dominio che da parte del nome. Allora, quello del nome non lo so, non lo Ah, so, ecco. sinceramente non lo so, però dico la parte di gestione domini che comunque non è relativa, è declinata comunque, è un'entità più grossa, hanno Però deciso di liberalizzarla a livello di nomi da acquistare. E anche mi sembra la simbologia araba, cioè i simboli arabi, e non mi sì. ricordo che altro Vabbè, avevano messo. Comunque comunque ha creato veramente un macello di phishing, di proof of concept per ecco, fare perfetto. phishing su poste.com. Comunque, se volete non aver problemi, a parte casi particolari e roba del genere, evitate le accentate, non sbagliate mai. Oh, andiamo avanti. A parte questi casi particolari. Allora, le caratteristiche principali della posta elettronica. L'indirizzo è univoco. Cosa vuol dire? Se io su Gmail, tipo per esempio, o su Yahoo, Libero, così via, mi becco pippo chiocciola, cioè su un dominio, mi becco l'indirizzo pippo chiocciola dominio punto quello che è, quindi Gmail, Hotmail, roba del genere, su quel dominio non ci potrà essere un altro indirizzo con lo stesso nome, cioè non potranno esserci tipo due pippo at Gmail, Libero, eccetera, eccetera, sulla stessa cosa. Questo è anche il motivo per cui penso tantissimi siti, specialmente social network o roba del genere, vi fanno registrare col vostro indirizzo mail come nome utente, così evitano già per principio i nominativi uguali e via. Questo naturalmente nasce dal fatto che la mail, cioè, all'inizio, nel 71 praticamente poi per il resto, cioè, gli indirizzi erano fisicamente assegnati all'utente di quella macchina, cioè sulla macchina di quell'università c'era l'utente tipo Pico Barilla. pippo.antani, quello che è, sì, università, eccetera, eccetera, e era solo su quello naturalmente. Se c'erano omonimie, bisognava che qualcuno mettesse un carattere, un numero, qualcosa di diverso per distinguerli. Boh. Allora, la consegna non è istantanea, sembra una stupidata, però per esempio non so a quanti di voi è successo che vi arriva la telefonata del cliente che vi dice hai letto la mia mail? L'aveva inviata 3 secondi prima, non è un messaggino, una roba del genere, cioè, adesso è abbastanza veloce perché naturalmente le linee si sono evolute, però tipo un po' di anni fa era anche normale che passassero 10 minuti prima che arrivasse una mail, quando andava Quindi anche bene. l'SMTP che già si ricordava che volevo prima portare le mail rispettiva dopo 30 secondi. Esattamente, sì, Cioè arriva quindi subito. comunque con 8 ore era normale. sì, è più che normale, sì. Esattamente. Può passarsi 2 giorni. Sì, infatti, come adesso non so se si è sentito in audio, però come diceva il signore del pubblico, può impiegarci tranquillamente 48 ore perché dipende da varie cose, tipo il tempo di invio del server di uscita, il giro Le tra... mail che devo aspettare. Esattamente, le mail che vanno in Dipende giro dal di qua, server. il server d'arrivo appunto, come ci arrivo, esattamente, varia da varie cose. Poi, non è adatta per l'invio di grossi file, è nata per l'invio di messaggi di testo, cioè di cose leggere, non per scambiarsi file voluminosi, tipo già sulla grandezza di qualche megabyte comincia ad avere problemini. Adesso i server gestiscono dimensioni un po' maggiori, però comunque dai 5 megabyte in su circa... Cominciate a pensare se inviarla via mail oppure se trovare un altro sistema alternativo, perché
magari all'altro può rompere le scatole, star là ad aspettare un grosso file che si scarica se magari è su una connessione lenta. Non ci sono garanzie di consegna, cioè io invio il messaggio di posta, non è detto che l'altro lo riceva, cioè possono esserci vari intoppi per alcuni problemi i server vi avvisano, per altri magari non vi arriva nessun avviso e però la mail viene dispersa. Naturalmente non c'è nessuna garanzia di lettura, cioè non c'è qualcosa che vi avvisa che il mittente legga la vostra mail. Il fatto della conferma di lettura, che magari qualcuno mette, sì, appunto, è una cavolata, cioè nel senso, chi apre riceve l'avviso di lettura, vuoi, perché, un attimo che me, arriva il messaggio, vuoi inviare un messaggio di lettura del messaggio che è appena aperto? Sì, no. Se dai no, naturalmente non viene. Sì, ecco. Anche se qualcuno ha la favia, vabbè. Comunque, per esempio, io di default non do mai sì a quei messaggi perché se no si cominciano ad abituarsi e non è più finita. Ho tantissimi colleghi che lavorano, cioè, che per loro l'invio del messaggio di lettura bisogna farlo, bisogna riceverlo. Io non lo faccio, quindi non se lo aspettano da me e sono a posto. Poi, e nessuna garanzia di compressione del messaggio. Logicamente, scrivo una mail, non è detto che l'altro capisca quello che scrivo, come qua siamo naturalmente. No, tranquillo, ci sono casini anche tra italiano e italiano. Quindi già non ci si capisce parlando e guardandoci, immaginarsi sui messaggi di posta. Quindi immagino. Vabbè. Allora, cominciamo con una delle più grandi diatribe della posta elettronica, HTML o testo. Allora, sempre dall'origine, la mail nasce nel 71, quindi praticamente puro testo. Il fatto di inviare una mail in rich text, come volete chiamarlo, oppure in HTML, eccetera, eccetera, fa sì la mail più bella, che è, se vedete qua i due esempi, vediamo di non fare casino, questa sarebbe la mail, diciamo, allora, questa qua è la mail come me l'ha inviata il tipo in HTML, quindi il testo bello formattato, lo sfondo colorato, eccetera, eccetera. Questa è anche semplice. Visualizzate in puro testo, cioè il messaggio è un po' più bruttino, il testo è un po' più piccolino perché sì, è default, eccetera, eccetera. Quindi sembra che sia puramente estetico, però poi ci sono le implicazioni. Tenete conto che allora, sempre più spesso i programmi tipo le web mail o i programmi client di posta, roba del genere, propongono di default l'HTML. Però l'HTML, come vedremo poi, non è uno standard, procura problemi, cioè potrebbe procurare problemi e roba del genere, quindi, ed è naturalmente un po' più pesante perché include più codice, quindi il messaggio è più grosso. Lo standard, cioè se volete inviare un messaggio che sia leggibile da tutti, in definitiva, cioè, senza problemi, inviatelo in puro testo. E là non avete problemi. Tanto per dire, questa è una mail in HTML. Guarda, porcami, scusate. Pubblicitaria, logicamente, doveva arrivare un solito venditore di cose, in questa casa proprio della team. Vedete, sembra più bellina, ci sono gli stili, il grassetto, questo, quello, eccetera, eccetera, esattamente il logo e così via. Vabbè, questa qua invece è una mail in puro testo, in questo caso tratta direttamente da Gmail. Vabbè. Come vedete è stata anche fatta abbastanza bene, l'ha spezzata e tutto quanto, eccetera, eccetera. Cioè è più lungo, però se vediamo sembra quasi più ordinato questa qua in testo semplice rispetto a quella in HTML che ha cambi di carattere, grassetto, cambi di colore, eccetera, eccetera, e via così. Poi, quindi quale dei due
Come dicevo prima, l'HTML non è standard, quindi potrebbero essere dei client di posta che non la leggono, oppure tanto per dire c'è qualcuno che legge le mail da terminale. In quel caso l'HTML non lo legge, quindi siete a posto, cioè l'altro è a posto, non leggerà mai il vostro messaggio. Può non essere visualizzato correttamente, tipo succedeva spesso che magari inviando una mail con un cliente di posta un altro la vedeva completamente sformattata perché magari uno includeva certi standard HTML più o meno evoluti e l'altro invece no. È codice HTML e quindi come sappiamo c'è qualcuno che non è programmatore o roba del genere, no, beh, vabbè. Quindi l'HTML sapete tutti che è codice interpretato, quindi se faccio fare cose il cliente di posta le esegue, tipo non so, caricare un'immagine, vabbè, robe varie. Quindi potrebbe fare cose che noi non vogliamo. Altra cosa, ricordatevi che nell'invio di una mail l'importante è il messaggio, non la forma, cioè conta quello che devo dire, non l'aspetto estetico che voglio dare. Casomai per quello faccio uno volantino se devo inviare qualcosa che deve essere graficamente carino. E naturalmente, se scrivo male in italiano, faccio errori, scrivo, butto là il messaggio come capita, robe del genere, posso metterci anche tutta l'estetica che voglio, comunque il messaggio risulta incomprensibile, magari lo capiscono male lo stesso. Cioè non è... Quindi l'header che mi scrive con errori di partitura. Esattamente, non si capisce. Allora, veniamo a... Ma hanno parlato di codifica dei messaggi, cioè per esempio io ho la codifica che leggo in codifica non 8 Sì. codifica ISO, università, cioè codifica non si capiscono. Esattamente, quindi Ecco, anche altre questo. cose, sì. Però sì, sono un po' più evolute rispetto, l'ho tenuto proprio il livello basso, Ah, quindi livello basso. sì. Allora, torniamo un po' a noi. Allora, quanti sanno o non conoscono come si usano CC, CCN, BCC, significato? Tutti conoscono, perfetto. Vabbè. Allora, naturalmente, per scrivere una mail, se si guarda, ci sono vari campi, tipo il primo è A, quindi il destinatario a chi voglio inviarlo, poi sotto di solito c'è un CC, che sarebbe copia carbone, che può essere convertito in BCC, copia carbone nascosta, roba del genere. Allora, A naturalmente invia la mail al destinatario indicato, metto là e via. Se metto più indirizzi, lui invia quella mail a tutti gli indirizzi che metto e naturalmente tutti vedono tutti i destinatari. E di solito si intende che sono di pari grado, cioè questo è più in ambito lavorativo, di solito se si... Sì. Se si inviano email tra amici, di solito lo standard è prendere tutti gli indirizzi che si vogliono, li si sbattono in A e via. Di solito in lavoro, se si lavora, viene usato un po' di più perché magari si mette in A il cliente e in copia carbone, in CC, i colleghi che magari devono vedere, devono stare, comunque parliamo un po' più in dettaglio dopo. Quindi in A da tener conto che tutti vedono tutto, cioè tutti si vedono tra di loro. CC, copia carbone, quello che dicevo, o carbon copy in inglese, appunto invia per conoscenza ai destinatari indicati. Quindi di solito in questo caso si mette in A i destinatari principali o il destinatario principale e in CC tutti quelli che devono ricevere quella mail ma non sono direttamente interessati, tipo magari il collega di lavoro che deve essere informato su quello che faccio per stare sempre... Perché magari deve sostituirmi se sono assente, roba del genere, quindi voglio tenerlo informato. E appunto i destinatari in CC sono visti come secondari. Addirittura se il destinatario per rispondermi risponde premendo solo il pulsante rispondi, di default i clienti di posta rispondono solo all'indirizzo al mittente loro, cioè diciamo a me e non ai miei colleghi.
per inviare agli altri devono per forza dare rispondi a tutti di solito, allora in quel caso comprende anche gli altri. BCC è più carino, coppia carbone nascosta CCN. Questo invia sempre i messaggi per conoscenza ai destinatari indicati, quindi per esempio, come al solito, metto in A il cliente e il collega o il capo li metto in BCC o CCN, come si vuole. In questo caso cosa succede? La mail viene inviata a tutti quanti. Il cliente, che è il destinatario principale, riceve la mail, però non vede gli indirizzi messi in coppia a carbone nascosta. Mentre, per esempio, il mio collega o il mio capo, eccetera, eccetera, che ho messo in CCN, vedono naturalmente che io ho spedito a loro... Aspetta. Un attimo, mi sto incartando. Allora, mettiamo invio in A al cliente e in CCN al mio collega e al mio capo. Cosa succede? Il cliente vede che ho inviato solo a lui. Il capo vede che ho inviato al collega come A e in coppia carbone nascosta a lui, ma non vede il mio collega. E il mio collega vede la stessa cosa del mio capo, cioè che ho inviato al cliente e solo a lui. Praticamente tutto quello che metto in CCN, BCC, non si vedono tra di loro. In che senso è la stessa cosa? No, CC, coppia carbone. Sì, BCC sarebbe Blind Carbon Copy, è in inglese. CCN è coppia carbone nascosta. È che la traduzione di CC in inglese e in italiano è la stessa, praticamente copia carbone, carbon copy, CC in entrambi i casi. BCC e CCN, vabbè, cambia un po'. Allora, CCN sarebbe utile da usare nell'ambito, diciamo, tra virgolette, familiare o tra amici, nel caso magari dovessi organizzare, tipo, non so, una festa e devo includere 50, tutta la mia rubrica o 50 amici. Di solito cosa fanno? Buttano tutti quanti in A, invia, bra, spam. E magari ho fatto la domanda tipo fatemi sapere chi viene, chi non viene, se va bene il giorno o che giorni posso fare, roba del genere per fare questa fase. Cominciano a inviarsi tutti quanti rispondi e quindi c'è un andirivieni di io posso a tal ora, io non posso il tal giorno, meglio quella, roba del genere. Dopo tre messaggi è un macello. In questo caso la cosa furba è inviare in CCN a tutti quelli che mi interessano, in questo caso solo il destinatario vede, cioè per il destinatario è come se avessi inviato direttamente a lui, quando risponde mi invia direttamente a me e non disturbo, tra virgolette, gli altri, non creo casini di mail o traffico tra uno e l'altro, eccetera, eccetera. Quindi da usarsi con criterio anche questo. Appunto usato per invii massivi eccetera eccetera. Allora, come dicevamo, i destinatari in chiaro sono tutti i destinatari che non sono in coppia carbone nascosta BCC CCN. Tutti quelli che non sono là quindi si vedono tra di loro. Per esempio, nel caso mettessi in A 3 indirizzi, in CC in altri 3 indirizzi e in CCN 10 indirizzi, solo i primi 6 si vedono tra loro, gli altri, quelli che ho messo in CCN, non si vedono tra loro, però vedono gli altri 6, i 3 in A e i 3 in CC. Sanno di essere visibili perché si vedono proprio negli header della mail, si vedono praticamente, vedono è stata inviata A e in coppia carbone A eccetera eccetera, quindi sono perfettamente visibili, possono vedere gli indirizzi altrui, quindi se magari faccio un invio massivo è bene mettere in CCN anche per una questione di privacy, per non inviare a tutti quanti gli indirizzi di tutti, e naturalmente possono rispondere a tutti, cioè se invece di rispondi fanno rispondi a tutti, il programma di posta elettronica prende tutti gli indirizzi, li mette in A o in CC, dipende dal caso, e li invia a tutti, invia il messaggio a tutti. Appunto, se usate A e CC, quindi è meglio usarlo solo se è un gruppo che deve collaborare, cioè
te 10 persone, tutti devono vedersi tra di loro e lo scambio deve essere paritario, cioè tutti devono sapere cosa scrive uno, devo per forza usare AECC. Se non voglio fare io come si dice, tra virgolette, gateway filtro, quello che è, e rinoltrare i messaggi agli altri, però in questo caso sarebbe più casino rispetto a scrivere in app. Appunto, nel caso dovessi discutere insieme ad altri, quindi è utile usarlo, e i destinatari si conoscono già fra di loro. Cioè, mettere in A o in CC gente che non si conosce può essere un po' fastidioso, esattamente, perché uno vede che, cioè, qualcuno potrebbe prendere, dipende dalla gente. Comunque, in generale, se non siete sicuri che tutti po possono approvare questo metodo, cioè di essere inclusi in una lista di N indirizzi, non fatelo. Piuttosto fate una prima mail con tutti quanti in CCN chiedendo: guardate, devo collaborare con queste persone, va bene a tutti se faccio un invio massivo, tutti quanti cominciamo a discutere da soli, cioè insieme, oppure preferite in altri sistemi, e così via. Specialmente se magari sapete che qualcuno è un po' puntiglioso sulla privacy, su queste cose. Allora, passiamo, abbiamo visto gli indirizzi, passiamo all'oggetto della mail. Questo è abbastanza importante perché, naturalmente, è il primo contenuto del messaggio che si vede. Di solito si vede l'inviante, il mittente e di fianco c'è l'oggetto. Quindi questo identifica già una mail com'è. Di solito deve riassumere l'argomento, di cosa si tratta. Attira l'attenzione naturalmente, o comunque deve attirarla in una certa maniera, non naturalmente in maniera, cioè, deve essere fatto che si capisca di cosa parla la mail, e permette anche di valutare l'interesse, cioè in base all'oggetto il destinatario, se magari ha 3-4 mail da leggere, sceglie, dovrebbe capire quale per lui potrebbe essere più o meno importante, quindi da leggere prima o dopo. E appunto fa capire se la mail ha una certa urgenza, è solo una richiesta di conferma o robe del genere, oppure un dialogo tranquillo, qualcosa del genere. E segnala anche il contesto, cioè se è una risposta o un inoltre, robe del genere, se di fianco c'è il re o il forward, l'FWD che vedete. E naturalmente, cosa da non sottovalutare, permette di trovare la mail in futuro. Non so quanti si sono trovati di fronte al caso in cui sanno che c'è una mail di 4 mesi fa che parlava di un determinato argomento, però il mittente era un simpaticone che aveva l'abitudine di saltare l'oggetto perché tanto è inutile, oppure di scrivere cose completamente inutili, tipo attenzione, robe del genere. Trova la mail. Ecco, ci passi delle buone Va mezz'ore bene, alle poi volte. anche sul testo, Sì, appunto, però ti porta via molto più lavoro di elaborazione della cosa. Esattamente. Se invece, per esempio, con un oggetto scritto bene, al posto, magari anche senza fare una ricerca, delle volte riesco a beccare subito la mail, o almeno molto brevemente. Quindi l'oggetto. Un buon oggetto quindi deve essere breve, esplicito, preciso. Tanto per dire sul fatto del breve, una volta mi sono trovato una collega che mi ha messo il testo della mail nell'oggetto. Era una frase solo, era una richiesta, cos'era, un avviso di un problema su qualcosa. Mi ha messo tutto il testo della mail, che praticamente era una frase, sull'oggetto, mi ha lasciato il testo in bianco. Grazie. Quindi un oggetto da 40 parole, vabbè, o quasi, però è una roba eterna. E appunto, non trascuratelo. Di solito scrivetelo, se magari prevedete che la mail è una mail lunga, scrivetelo alla fine della mail, in maniera, perché magari capita che cominciate a scrivere una cosa, poi ne aggiungete un'altra e così via, e magari l'oggetto che avete scritto inizialmente ha bisogno di essere espanso. Quindi in caso rivedetelo prima di spedire. Adesso qua dovrei avere alcuni esempi, ecco qua. Tanto per dire,
Ecco qua degli esempi tipici di quello che si potrebbe trovare, tipo un aiuto non sento niente inviato al sistemista o a qualcuno, potrebbe essere leggermente meno comprensibile di un problema con configurazione scheda audio. Magari mando, diciamo, su una mailing list di aiuto perché ho la mia distribuzione, cioè mi sono appena installato la mia distribuzione nuova e non sento l'audio. Sicuramente se mando un aiuto non sento niente rispetto a un problema con configurazione audio, rischio che per almeno 3-4 giorni forse nessuno mi risponde oppure mi risponde anche male. Oppure cose da lavoro, un bel sito rispetto a statistiche sito web di settembre 2012. Magari devo inviare le statistiche al cliente. È bene dirgli sul messaggio di cosa si tratta la mail che invio piuttosto di qualcosa. Sì? Ah, sì, esattamente, però purtroppo io non sono munito di sfera di cristallo, come faceva presente gente del pubblico, e quindi preferisco gli oggetti scritti bene. Qualcuno preferisce, qualcuno riesce a capirsi anche così, però io non ce la faccio. E così via. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, un'altra cosa. Questa fa sbarellare specialmente appunto i sistemisti, perché magari si trovano, cioè di solito, non so la vostra, cosa fate voi, però io sono l'amministratore del sistema della mia azienda. Quando un utente mi scrive un bel urgente, importante o richiesta di aiuto, cioè mi viene da prendere e cestinare la mail, purtroppo però non posso farlo, quindi devo aprirla. Cioè, non è significativo, cioè una cosa urgente tua potrebbe non essere urgente per me, perché magari mi è crollato il server e devo rimpiazzarlo, devo stirarlo su, e il tuo urgente invece è solamente perché non trovi il tasto di invio della mail o roba del genere. Esattamente. Se invece magari mi trovo un, per esempio, mettiamo, è crollato il server di posta, tanto per stare nel discorso. Il classico, il server, facciamo, no, il server di posta no, perché poi mi incarto. Il server web. Sì, esattamente. Mi arriva una mail con scritto urgente, magari dal super boss. Che magari mi dice, guarda che non riesco ad accedere al sito aziendale, cosa si fa? Ci sto lavorando, cavolo, aspetta un attimo. Se vedo la mail con scritto magari problema su sito aziendale oppure sito aziendale non raggiungibile, vedo quella mail, capisco già dall'oggetto che è una mail che posso ignorare perfettamente, continuo a risolvermi i problemi, mi guadagno quei 30 secondi, facciamo. Vabbè, ma mi risparmio un'incazzatura di dover aprirmi la mail e guardare. C'è il server aziendale che non funziona, c'è il sito web aziendale che non funziona. Grazie, lo sapevo già, è giù, lo sto sistemando, aspetta un attimo. E così via. Questo naturalmente anche se scrivete mail appunto nell'ambito, diciamo, di open source, di richiesta di aiuto per cose, tipo. Come dicevo prima, oggetti troppo generalisti di solito suscitano anche in questo caso un leggero astio perché chi legge appunto si ritrova nella mailing list queste cose che non si capisce, cioè urgente, ma perché non si riesce a fare una valutazione esatta del problema che c'è. Io ho tante mail nel mio Sì, sito, esattamente. ecco il Cioè, problema. sì. L'oggetto tipico è aiuto, perché non mi rispondete? Anche questo, per esempio nella mailing list, come diceva, scrive aiuto perché non mi rispondete, rischiate che qualcuno vi risponda anche male. Se invece mettete un bel, come si dice, oggetto tipo terzo giorno di prove, sono ancora in panne col problema, eccetera, eccetera. Magari l'esperto della mailing list comprende che quel messaggio che aveva lasciato indietro perché era già incasinato, che riprendete su questa mail dopo 3 giorni,
fate vedere che avete fatto una, che in questi giorni non siete stati là ad aspettare a fare F5 per aspettare le mail di risposta, ma ci avete ragionato, quindi magari è più incentivato in 5 minuti che trova liberi di vedere se riesce a darvi una mano. Ah, appunto, evitare i toni allarmistici, tipo scrivere, come diceva lui, aiuto, urgente, mi sta distruggendo, cioè, ho perso i dati, alluvione, eccetera, eccetera, o cose del genere. Cioè, il problema è che per te potrebbe essere urgentissimo, però per me no, ho una vita propria anch'io, cioè potrei avere altre urgenze. Quindi i toni allarmistici sono messi anche, cioè sono visti anche come tentativo di prevaricazione rispetto ai problemi che uno potrebbe avere. Cioè, io sono più importante di te, tanto per dire brevemente. Ed evitare oggetti in tutto maiuscolo. Nel gergo internet tutto maiuscolo vuol dire urlare. Quindi se mi mettete un aiuto, eccetera, eccetera, in maiuscolo per di più, è doppiamente sgradevole. Vabbè, passiamo un attimo al contenuto vero e proprio della mail. Allora, qua c'è da tenere conto innanzitutto che la lettura su schermo, nonostante non sembri, però stanca gli occhi più della lettura su carta. Inoltre, data la postura innaturale, penso ne abbiate abbastanza, sappiate come ci si mette su un computer, non è naturale, quindi stanca il corpo. È più lenta del 25%, adesso non mi ricordo chi ha fatto le statistiche, però comunque abbastanza l'hanno fatta i soliti scienziati, universitari, eccetera, eccetera. È fatta con meno attenzione, non so se avete mai notato quando leggete su schermo, saltate da una parte all'altra cercando le parole chiave o robe del genere, non fate come sul libro di leggere tutto il testo linea per linea, però si va a saltoni. E appunto, come dicevo prima, questa meno attenzione va appunto anche con il fatto che non è lineare ma esplorativa, cioè si va a saltoni. Quindi sarebbe meglio che il messaggio sia immediato, leggero e breve, e non fare i soliti cosiddetti wall of text, cioè muri di testo di bra, che scoraggiano, cioè di due pagine tipo di testo tutto attaccato, che scoraggia anche il più resistente lettore. Allora, per quanto riguarda l'immediatezza, si può dare questo suggerimento, adottare diciamo, l'impostazione, tra virgolette, giornalistica, cioè scrivere subito le informazioni più importanti, cioè chi, cosa, come, quando, i giornalisti. Quindi praticamente cosa sei, perché ho spedito questa mail, quindi col motivo principale. Dopodiché si passa ai dettagli più importanti, quindi magari se stiamo facendo una richiesta di aiuto, si metterà all'inizio magari sto provando su non so, la distribuzione, il programma che si sta usando e un po' di problemi che si sono riscontrati, si stacca un attimo e poi magari si scrivono più in dettaglio le cose principali, quindi i dettagli più importanti, tipo ho fatto queste prove, eccetera, eccetera, ho fatto questo, mi è successo quello, roba del genere. E poi magari il contesto e le informazioni aggiuntive, tipo, non so, quello che ci potrebbe essere, che magari potrebbe aiutare nel capire il problema o cose del genere. Oppure magari devo scrivere ad amici o colleghi per una riunione, un incontro, una serata tra amici, subito all'inizio ci andrà quindi le date e l'ora, eccetera, eccetera, e poi sotto le cose tipo ci incontriamo magari tutti qua, per chi non sa l'indirizzo, ci incontriamo sul parcheggio tale, oppure ci si vede di qua a quell'ora, eccetera, eccetera, e magari poi le informazioni aggiuntive, tipo non so, verranno anche degli altri amici, eccetera, eccetera, e via così.
questa maniera si è sicuri, perché se invece mettiamo le informazioni importanti magari alla fine o in mezzo, rischiamo che vadano perse, perché appunto magari uno non ha tempo, ha quei 2 minuti per leggersi 10 messaggi di mail, li apre un po' a caso, salta da una parte all'altra e magari non vede subito le informazioni fondamentali. Come dicevo prima, la piramide rovesciata che avete visto prima, che vi ho spiegato, e il trucco che stavo accennando, appunto, immaginate che chi riceve il messaggio non abbia proprio tempo di leggerlo. Quindi, quali sono le cose importanti e dove le metto? Naturalmente le metto in cima, e cosa deve sapere uno che ha 3 secondi per leggere la mail? Abbiamo messo quel, vediamo che riusciamo a capire subito le cose fondamentali, siamo a posto, poi passiamo ai dettagli successivi che potrebbero essere utili per se ha quei 5 minuti e può leggere, darsi un po' di occhio. Poi, brevità. Allora, stiamo scrivendo una mail e non un libro. Chi legge? Legge su computer, quindi si stanca di più. Quindi cerchiamo di fare frasi brevi, non troppo articolate, e con la sintassi italiana, quindi soggetto, verbo, complemento, anche per avere un italiano diciamo facilmente comprensibile e leggibile. Non esagerare con le subordinate, e appunto se comincia ad essere troppo lunghe pensate a spezzarla, perché sennò rischiate che diventi troppo laboriosa, debba essere letta 3-4 volte prima di capire cosa vuol dire, perché magari ci si perde un attimo, e così via. E i paroloni, cioè nel senso di parole tecniche o magari forbite o robe del genere, solo se necessari. Tipo, se devo scrivere qualcosa e so a un gruppo di persone e so che in quel gruppo solo 3 capiscono di informatica, evito magari di andare su esempi o robe del genere, troppo, diciamo, da nerd o robe del genere. Ah, brevità non è abbreviare, cioè non vuol dire scrivere in simil SMS per scrivere tutto qua, per scrivere meno lettere. Tanto per dire, le sigle potrebbero essere sgradite oppure ignote a molti. Quindi se siamo sicuri che tutti capiscono cosa vuol dire IMHO o ASAP o robe del genere, scriviamo pure. Se siamo incerti, abbiamo una tastiera con un bel po' di tasti sotto le dita, usiamoli tutti, scriviamo per esteso e via. Perdiamo quanti? Qualche decimo di secondo? Va bene. Sì, non siamo su un cellulare con 9 tasti solo, scriviamo e via. Altra cosa... oltre a magari essere ignote a qualcuno, potrebbe dare anche un'idea di scarsa cura, perché magari sono messe fuori contesto o comunque un po' a caso, e magari quindi uno sta leggendo, poi si trova l'abbreviazione, poi altre parole magari che potrebbero essere abbreviate, scritte per esteso, diventa non omogeneo e rompe un po', almeno certi. Ed alcuni le detestano per partito preso. Tipo, di solito i grandi boss, quando vogliono far vedere che loro sanno, cominciano a mandare richieste tipo risolvermi questo problema ASAP. Ok, as soon as possible, vuol dire. Sì, dimmi, risolvi questo problema appena puoi o roba del genere, te lo risolvo magari prima. Se mi mandi una roba del genere, tu che magari sei il capo, che sei stato nella conferenza di, non so, dirigenti, vi siete scambiate tutte queste cose che fanno tanto, non so, informatica 3.0, roba del genere, però in realtà cioè, so che sei, che è tanto se riesci a imbroccare il tasto di accensione del computer, non ti fai una bella figura. Allora, brevità. Aspetta un attimo, mi sono un po' perso. Prima di usare, ecco, sempre le sigle, assicuratevi che il contesto sia adatto. Cioè,
se devo scrivere in mailing list, magari ci conosciamo tutti quanti e so che quelle sigle o abbreviazioni le conoscono, posso anche scriverle. Se magari scrivo la mail agli amici o ai familiari o roba del genere, scriverci un IMHO per dire secondo me quello che stai dicendo non è del tutto corretto, lo scrivo, non so, alla sorella o roba del genere, potrebbe anche dirmi che caspita sta dicendo questo. Appunto, che e in caso se proprio voglio usare roba del genere, tra parentesi ci metto il dopo che l'ho scritta, tra parentesi ci metto il significato esteso e poi, vabbè, comunque se è possibile vediamo di evitarlo. Se la mail è abbastanza informale, magari cerchiamo di abbreviare con cose note, prox, cioè, per prossimo, eccetera, vabbè, eccetera per eccetera. Questo qua è praticamente normale, ok, è diventato. MKTG sarebbe marketing. Se dovete scrivere ai grandi capi, questo qua va benissimo. È tratto da, appunto, da mail anche, cioè questo qua deve essere un talk anche per lavoro, quindi marketing ci stava. Vabbè, andiamo avanti. Leggerezza. Qua andiamo su un altro discorso. Cioè, spezzare fisicamente il testo, cioè vedere una pagina o due di un blocco unico di testo fa apparire la mail molto più pesante rispetto ad avere magari un paragrafo di 2 righe, una riga bianca, un'altra 3 righe, riga bianca, una riga, una frase, diciamo, riga bianca, roba del genere. E permette magari anche a chi legge di, se le righe sono contestuali a un certo argomento, di saltare da un argomento all'altro scegliendo quello che, è più, diciamo, importante al momento. E quindi capire subito dove si parla di cosa all'istante. Quindi poche righe per paragrafo, una riga bianca fa i paragrafi per staccarli meglio, a capo dopo i punti, in maniera che non ci sia magari bella frase lunga, punto, un'altra frase lunga, ma ci si mette un punto, si stacca, alleggerisce anche quello, perché se finisce, cioè io vedo che magari la frase inizia qua e finisce qua, mi pare più leggero rispetto a 2 frasi che continuano e mi fanno un'altra 3 righe di attaccate. Magari l'estetica, tra virgolette, cioè lo spazio occupato è lo stesso, ma vedere uno spazio bianco in mezzo tra 2 righe alleggerisce. E in caso, se proprio devo fare una lista di argomenti, usare le liste puntate numerate. 2 punti, trattino, argomento 1, trattino, argomento 2, eccetera, eccetera, che così si identificano meglio i vari punti. Cosa? No, 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 non HTML, proprio fai 2 punti, invio, meno, spazio, scrivi, oppure uno, aperta parentesi, cioè, chiusa parentesi, spazio, eccetera, eccetera. Tanto devi farlo anche in HTML, quindi non è che... Come? Se la mandi in... Aspetta un attimo, allora, in TXT no. Allora, dovresti stare attenta quando usi il tasto di tabulazione. In quel caso, se magari uno prende un tasto di tabulazione più o meno largo, in quel caso può sbarellare. Però, sì, in teoria dovrebbe tenerli abbastanza standard. Però comunque alle volte comunque ho fatto delle tabelline facendo i trattini, eccetera, eccetera, quello effettivamente ogni tanto sbarellava. In questo caso magari cerchiamo di metterli in altra maniera, oppure se proprio è una tabellina un po' più grossa, si fa un file, un foglio di calcolo, si fa la tabellina, si mette come allegato, roba del genere, se proprio è un po' più elaborata. Cioè in HTML verrebbe magari, cioè, lo si fa magari prima, diciamo. È che se magari uno... Allora, se tu mandi una mail in HTML con le tabelline fatte, tutte quante, che magari per te sono belle, sono tutte ordinate, se uno la legge in testo semplice, rischia di vederla sformattata più rispetto a uno che l'ha fatta a mano in TXT. Quindi, oppure magari la apre con un programma, un cliente di posta più vecchiotto che magari non interpreta certe cose e sformata anche là. Bisogna vedere.
Anche qua casistica, metti se gli altri non si arrabbiano troppo con l'HTML, mandagliela in HTML, non si incazzano e via, va bene lo stesso. Se magari però devi inviarla a un gruppo di nerd fiscali, che eccetera eccetera, mandagli un PDF, perdi quei 5 minuti a fare un file, mandagli il PDF, sono più contenti e via. Vabbè, qua naturalmente se la mail è lunga, strutturatela, si divide in paragrafi spaziati, eccetera, eccetera, e via così. Poi spesso è anche uno dice che tanto è una lettera normale. Sì, aspetta un attimo. Altre cose, se appunto dovete mandare una mail, cioè se scrivendo la mail vedete che cominciate ad andare troppo lunghi, pensate se magari non è opportuno scrivere un mini riassunto sul testo della mail e dire il resto te l'ho scritto su un file che ti allego dove ci sono tutti quanti i punti e là magari metti tutte le tabelle, i paragrafi, le cose numerate, puntate, eccetera, eccetera, gli fai tutto quanto bello, eccetera, eccetera, e così è più ordinato. Che così anche l'altro sa che si vede sul testo della mail il riassunto per le cose più importanti e poi magari quando ha 5 minuti si apre il file, se lo legge con tranquillità o magari se lo stampa, se lo legge dopo quando ha tempo, rispetto magari appunto a scorrersi 4 pagine di mail che non terminano più, magari scritte perfettamente però sono comunque un bel testo. Altra cosa, se magari ci sono cose, mi servono delle informazioni che ho visto su internet, piuttosto di prendere, fare un copia e incolla e ributtarlo sulla mail, scrivo riguardo questo, guardati questo link, il destinatario clicca là, cioè si copia il link, va dall'altra parte, là se lo legge con tranquillità e via, e alleggerisco la mia mail. Sì, va bene, ti copio, in caso sia breve ti copio la citazione, ma se magari è più lungo metti il link e via. E altra cosa, non usate sfondi e disegni, perché potrebbero magari il disegno come sfondo fa bello, oppure il colore come sfondo fa bello, ma se magari ci sono delle, non so, sul disegno ci sono delle parti scure, robe del genere, e il testo, questo qua sarebbe nel caso di mail in HTML. Se proprio dovete inviare una mail in HTML, non usate sfondi e disegni perché magari potrebbero rendere completamente illeggibile certe parti della mail, o difficilmente, esattamente. Magari se qualcuno è daltonico oppure ipovedente, roba del genere, non è che gli complicate la vita, gli rendete inutilizzabile completamente quella mail, cioè deve diventare deficiente, fare copia e incolla del testo, sformattarlo, far casini per riuscire a leggerlo. Sempre che sia gentile e non vi scriva, rimandami quella mail in una maniera decente perché non riesco assolutamente a leggerla, che avrebbe tutto il diritto di farlo. Poi, altre cose, grammatica e punteggiatura. Come dicevo prima, la grammatica, la punteggiatura, cioè l'uso, il buon uso della lingua che si sta usando, in questo caso, vabbè, facciamo l'italiano, corretto, è bene, cioè, fa sempre be bello. Nessuno infatti apprezza una mail, per quanto informale sia, scritta in maniera disordinata, con errori, eccetera, eccetera. Appunto, tutto questo dimostra, a parte, oltre all'ignoranza, il fatto che non abbiamo prestato attenzione perché correggere un refuso, si tratta solamente di prendere e rileggere la mail. Una seconda volta e correggere, quindi non è che porti via tanto tempo, quindi fa vedere, cioè l'assenza di errori, cioè la presenza di errori fa vedere che non l'ha neanche riletta, quindi proprio quasi non me ne frega niente della mail che ho inviato, e anche disinteresse del destinatario, cioè il destinatario si ritrova a chiedersi, ma questo qua, cioè, ha visto che mi sta facendo fare un lavoro di interpretazione di quello che ha scritto lui completamente sbagliato, oppure no? Cioè, gli interessa che capisca quello che sta dicendo, oppure no? E appunto, oltre a rendere più difficile la lettura e la comprensione del testo.
se devo stare lì a leggere il messaggio, poi ripassarlo, cercare di correggere gli errori, magari cercare anche mettersi i segni di interpunzione, sperando di imbroccare i punti giusti per capire il messaggio come l'ha scritto lui, rende più complicate le cose oltre che più lunghe. E magari potrebbe essere che io correggo una cosa in una maniera sbagliata e quindi capisco completamente l'opposto o robe del genere. Altra cosa, l'emotico. L'emotico servono, specialmente allora, se dobbiamo scrivere magari a qualcuno che non conosciamo, di solito la mail è abbastanza formale e quindi è difficile che uno capisca diciamo, un tono che noi intendiamo per scherzoso come serio e quindi una mezza offesa, perché di solito sulle mail formali di solito non si sta abbastanza distaccati. Quando si scrive tra amici, specialmente, può essere che magari io scriva magari pensando sto facendo una battuta, ma magari l'altro la legge come in maniera seria e quindi la legge come praticamente un'offesa quasi esplicita, una roba del genere. Il fatto che magari alla fine concludiamo con un sorriso, uno smiley, tipo per esempio il primo, questo qua, fa comprendere anche all'altro che quella che io in quel momento sto sorridendo, quindi è una battuta rispetto a un'offesa che magari potrebbe essere interpretata anche come pesante. Quindi evitano equivoci, smussano gli spigoli, perché magari possiamo scrivere magari anche una critica costruttiva che noi vogliamo fare, potrebbe essere letta in una maniera come critica costruttiva, però se mettiamo l'accento sbagliato è vista come negativa. Quindi il fatto che ci sia un sorriso dopo fa capire meglio a chi legge cosa intendavamo, cioè il nostro umore di come l'abbiamo scritta. Perché appunto, non essendoci comunicazione non verbale, ci sono molti più problemi di comprensione. Comunque penso che chi ha frequentato mailing list ne ha visti tutti i colori, quindi sa bene di cosa si sta parlando. Ci sono flame scatenati da battutine scherzose che uno ha compreso in una maniera sbagliata per la mancanza di un emoticon in una maniera assurda. Quindi. Ah, altre cose. Sto scrivendo una mail ad altre persone. A nessuno fa piacere essere trattati sgarbatamente diciamo, in vita reale, immaginarsi su una mail. Quindi, l'educazione e la cortesia sono sempre ben apprezzati, quindi ricordatevi sempre di salutare. Aprire tipo una mail con, mettiamo, ho un problema su questa scheda audio, qualcuno sa come risolverlo? Già il fatto di non mettere troppi diciamo, dettagli su cosa ho fatto, che problema ho, non è visto bene. In più, iniziare subito senza una presentazione o senza un saluto è proprio da burino, cioè fa intendere che considero gli altri delle pezze da piedi che devono solamente risolvermi il problema, io sono il meglio. Cerchiamo magari di salutare un ciao, ciao ragazzi, è da ieri che ho questo problema, eccetera, eccetera, è già vista un po' meglio. Se è la prima volta che scrivo una breve presentazione, tanto per capire chi si ha di fronte, e non essere impositivi, cioè piuttosto cioè cercate di evitare verbi o forme che sono viste come un ordine oppure un'imposizione da fare. Nessuno è ai tuoi servizi, la gente non è un tuo servo, è qualcuno con cui rapportarsi normalmente. Ah, altra cosa, se chiedi aiuto in una mailing list, ricordati che sei tu ad aver bisogno di aiuto e non gli altri, perché il problema ce l'hai tu, e una mailing list, specialmente quelle diciamo, fatte da appassionati, non è diciamo, il servizio assistenza pagato dalla ditta professional che hai acquistato. Cioè, il servizio che hai acquistato, quindi non sono obbligati a rispondere. Se sanno e hanno tempo, ti rispondono, se non sanno, amen, va da un'altra parte, magari ti rispondono. Non è che perché scrivi devono per forza risolverti il problema. Anche perché potrebbe essere il caso che nessuno sa come risolvere quel problema e
E quindi cosa fai? Niente, nessuno ti risponderà, oppure al massimo dopo qualche giorno qualcuno guarda che se nessuno ti ha risposto, probabilmente è perché nessuno sa come si risolve e prova a guardare da un'altra parte. Altra cosa, nelle mailing list pubbliche ricordiamoci che siamo in mezzo ad altra gente e magari potrebbe essere che mi è successo di persona. Si comincia magari a scriverci, ci si scrive una mailing list, di solito i membri attivi sono i soliti 5, 6, 10, roba del genere. Tra quelli che rispondono, quindi comincia ad esserci una certa confidenza. C'è però un sottobosco di magari in altre 100 persone che scrivono molto raramente. Quindi cominciare ad essere un po' troppo, diciamo, informali potrebbe portare a conseguenze poco simpatiche. Magari qualcuno dice, oh, cioè, oh, cala le ali, vedi, questa qua non è una mailing list tua, cerca di comportarti come si deve, ci sono altre persone, eccetera, eccetera. Anche perché magari con quei 10 magari mi vedo e li conosco anche di persona, però ci sono tanti altri che non ho mai visto e che magari non vedrò mai, che però sono là, quindi anche. Esattamente, esattamente, appunto. La mailing list manda indiscriminatamente a tutti gli iscritti, quindi potrebbe esserci gente che magari non ho neanche mai visto e non saprò mai che esiste, però ci sono, quindi per rispetto anche di questi vediamo di non andare oltre certi limiti con l'informalità o cose del genere. Infine, vabbè, usare una formula di saluto anche in chiusura, che fa sempre magari piacere o dimostra attenzione o roba del genere, ed eventualmente ringraziare anche in anticipo magari. Si dimostra che cioè, apprezziamo, diciamo, il lavoro, tra virgolette, l'aiuto che ci daranno in futuro gli altri, cioè una gratifica in più alla gente che c'è, che magari ci risolve il problema. La firma. Qua un'altra bella cosa. Allora, la firma di solito è la parte che viene messa in automatico dal programma di posta elettronica web o client web, client Thunderbird, quello che mettiamo. Di solito nelle aziende include nome e cognome, telefono dell'azienda, nome dell'azienda, informazioni tipo che cosa faccio in quell'azienda e magari il solito disclaimer. Se tu non sei destinatario di questa mail, sei pregato di non leggerla, di dimenticarla e di cancellarla. Il solito disclaimer inutile che però bisogna mettere, non so perché, vabbè. Che comunque fa bello. Per quanto riguarda di solito l'ambito informale, di solito le firme sono frasi famose o robe del genere o fasci art o casini vari. Nell'ambito lavorativo di solito aiuta chi riceve a trovare il contatto. Di solito, nel mio caso, non mi salvo, cioè raramente mi salvo gli indirizzi in rubrica con tutti i dati. Quando mi serve il telefono di un collaboratore, un cliente, roba del genere, trovo molto più semplice cercare una mail inviata da lui, andare a leggere nella firma l'indirizzo generale o il numero di telefono e chiamo così. Quindi è un ulteriore posto dove mettere i nostri contatti. Quindi aiuta ad essere contattati. Certi li mettono, certi no, sul V-card è messo come, non so, adesso non ho guardato quell'aspetto, non so come viene, dovrebbe essere incluso come allegato, mi pare. Sì, potrebbe andare bene. Il TXT. TXT. Se uno in maniera molto più veloce del No, solito, sì, infatti. piuttosto che la ricarica. No, tipo io ho i messi. Ah, ok. Poi mi sono dimenticato che ho il cloud, perché se non ho dato un invito è Sì. personale. È che se la Ah, metti, ok, vabbè. se metti una mail, cioè una firma testuale, è più leggera, viene aperta subito, la V-card mi Ok. pare, vista, certi la vedono come allegato, quindi. Se uno sa, va ad aprirsi l'allegato, se uno non sa che Sì, cos'è che sto non ha mai V-card, non lo visto. guardare mai, appunto. Oppure è un virus, wow, paura. Vabbè,
magari poi ti aprono il punto exe e ti lasciano. Andiamo su un altro ambito nel momento. Quindi aiuta, invoglia, vabbè, invoglia a richiamare subito, eccetera, eccetera, spesso come ho detto prima. Permette di personalizzare le informazioni, firme diverse per diversi, vabbè, può essere anche personalizzata per diversi destinatari. Quello che dicevo prima, di solito una buona firma deve contenere, vabbè, nome e cognome. Nel caso aziendale evitate dot, inge, roba del genere che fanno tanto pomposo, però poi, vabbè. La qualifica, eccetera, eccetera. Ecco, per quanto ci riguarda noi, l'ambito informale, non usate troppi testi troppo lunghi, non usate troppe frasi e la she art, sì, ma come della. Allora, cosa succede? Certi si mettono magari, ho visto certi che si hanno messo il testo di una canzone come firma. Cioè, va bene la frase di una riga, due, tre righe, to, se proprio questo è una frase lunga, ma non mettetemi il testo della canzone, della vostra canzone preferita. Oppure 7-8 frasi famose perché nel contesto di cosa succede in quel Ma periodo quello nel di mondo. Masini però si può mettere Come tutto qua. scusa? Ma fanculo quella di Masini si può mettere come risposta. Basta Come risposta degli. non essere troppo lunghi, cioè cerchiamo di essere un po' contenuti, poi adesso. E appunto la she art, certi ci fanno un po' di disegnetti con la she art, sono belli, sì, però anche in questo caso evitiamo di fare, non so, capolavori artistici tipo quadri o roba del genere. Saranno belli, però naturalmente avere il messaggio magari sì, va bene, per la prossima settimana arrivo alle ore tali, quindi una frase e tre fogli di firma, cavolo, mi viene più pesante la firma che il testo e il messaggio, cioè la mail è il messaggio, non la firma. Quindi moderazione. Altro punto dolente, gli allegati. Allora, come dicevo prima, la mail è stata, la mail è stata studiata e ottimizzata per inviare messaggi di testo, non file. Quindi cerchiamo di, se dobbiamo inviare un file, di stare sotto certe dimensioni. Di solito se cominciate a superare i 5 megabyte, fatevi delle domande. Sì, cercate, trovate altri sistemi magari. 5 mega di parte di testo Sì, beh, se mi fai 5 mega di testo, magari appunto scrivi un libro o fai qualcos'altro, cioè ragazzo, fai comunque un file a parte. c'è gente che fa che so, tipo una piccola mail con due righe e poi fa il copia e incolla in HTML l'immagine di uno screenshot Ecco, in PNP sì, e lo manda overall in una mail list. ecco, questo qua sarebbe, per questo ci vuole un altro talk, come fare gli allegati, Questo perché ti parla più bello andiamo. di un manager Sì. dell'IT, Beh, insomma, ecco. se vuoi ti faccio vedere un allegato che è uno spettacolo. Comunque, appunto, se dovete per esempio inviare un print screen, roba del genere, evitate di fare cose tipo, però qua si va un po' fuori, tipo print screen, metterlo su un file, poi magari ritagliarlo, includerlo nella mail, fare porcate assurde. Cioè, è un JPEG, cavolo, mettetelo allegato. Andiamo un po' fuori. Nel caso l'allegato non serve, non speditelo. Se si trova online, linkatelo, è molto più comodo copiarsi un link e scaricarselo da internet piuttosto di aspettare che il client di posta lo scarichi sul computer e poi aprirlo. O sì, poi ce l'ho sul mio computer, però vabbè, grazie. Offline, Mi hai. perché Cosa? è offline, cioè posso Sì, offline va bene, e ma a quel punto è online, te lo scarichi sul computer, magari ci impieghi meno perché magari. Rispetto al server di posta che è ottimizzato per inviare messaggi non troppo pesanti, quindi magari ha una rispetto web che fa per l'invio di messaggi grossi.
Un'altra cosa, cerchiamo di usare formati diffusi per le immagini. Usiamo il JPEG o il PNG, che comprime anche, quindi è più leggero. Evitiamo, come dicevamo prima, di mettere le mail in un file e poi, cavolo, è già un file il JPEG o il PNG, inviamolo direttamente. Doc, ricordatevi che è un formato proprietario di altri, meglio l'ODT o l'ODF, roba del genere. Nel caso il documento non debba essere modificato, inviamelo in PDF, che così chi deve, per esempio, ho visto fatture inviate in punto doc. Quindi io mi apro il punto doc, ci cambio l'importo e sono a posto, ci cavo un po' di zeri, al posto di 4.000 mi viene un 48 euro e sono a posto, gliela pago. Vabbè. In questo caso se il file che invio non deve essere modificato, PDF, così siamo a posto, e in più è comprime, quindi è più leggero in teoria. Date nomi sensati e utili ai file, cioè è inutile che mi mandate un, per esempio, un documento 1.pdf come allegato, poi io quel documento me lo salverà da un'altra parte e dovrò anche rintracciarlo. Quindi se devo prendere, aprirlo, leggerlo e poi io devo rinominarmelo, duballe, cioè, fate una cortesia, inviate già voi il file come deve essere, col suo titolo giusto, che appropriato, e evitate, fate vedere all'altro che avete prestato attenzione, quindi una forma di cortesia rispetto al destinatario. E nel caso annunciamolo nella mail, cioè nel testo della mail, al posto di scrivere ti invio l'allegato, appunto. Scriveteci, ti invio in allegato, ti invio il file che ci avevano detto, che contiene, si scrive un po' un mini riassunto di quello che c'è. Anche questa è una cortesia che si fa all'altro. Ecco, non inseriamo immagini in documenti di testo o cose del genere, quindi non facciamo porcate assurde, cose strane, tipo come dicevo prima, devo inviare una mail, metterla su. Ora quanto manca? Pochissimo, andiamo avanti. Ah, le directory non si inviano, vabbè, voi sapete, però vedo certi che cercano di inviare una directory, non si invia, fate un file zip. Consigli sparsi, quanto manca qua? 32, cosa arriva? Vabbè, oh, perfetto, vediamo cosa c'è. Curate il tono, vabbè, attenzione al tono con cui si inviano le mail, quindi cerchiamo di usare toni pacati, non scateniamo flame o roba del genere gratuitamente. E nel caso fate la revisione, ricontrollate l'oggetto, nel caso la mail vada per lunghe, quindi l'oggetto, cioè, si parli anche di altro. Come dicevo prima, curate il tono, usate le emoticons, robe del genere. Il quoting. Allora, il quoting. Cerchiamo di non fare il quoting tipo lasciare tutto il messaggio in fondo e scrivere tutto in cima, però magari di spezzare, tipo magari il messaggio, magari ci sono tre, andiamo avanti, vediamo un attimo, tipo per esempio, aspetta, no, perché è più facile fare così. Ciao Luca, vorrei fissare la prossima riunione, eccetera, eccetera, sei disponibile? Qua mi chiede una cosa, poi mi chiede anche altre cose, una bella risposta è una roba del genere. Ciao Roberto, quindi saluto il tipo che me l'ha inviata. Prendo la prima parte, quindi vorrei fissare una riunione, sei disponibile? Perfetto, per me, ci vediamo da voi, ok. Poi c'è un'altra parte, per allora dovrei aver completato, eccetera, eccetera. Gli si scrive una risposta a quello, poi e così via. Così chi riceve cosa ha? Innanzitutto non deve fare su e giù per capire cosa ho scritto io. Ha tutto quanto sotto mano, si spezza la mail, si rende anche più leggibile, e ci si capisce meglio. Inoltre si evita quel casino che magari specialmente nell'ambito lavorativo succede, cioè dopo 5-6 passaggi si ha un papiro immenso di mail con le mail con le mail con le mail con le mail che non finiscono altro. Si tagliano le parti inutili, in caso ci sono, si omettono e si alleggerisce tutto e via. Prima di inviare, non inviate le mail in fretta, non inviatele di notte si fanno macelli, non inviatele da stanchi, siamo all'esca, quindi da ubriachi anche, evitate,
neanche da arrabbiati, perché naturalmente sei incazzato e scrivi da incazzato, quindi va a finire in tragedia. Nel caso scrivetela pure da incazzati, non inviatela, salvatela in bozze. Il giorno dopo, o dopo qualche ora, magari dopo una dormita, rileggetela, vedrete che scoprirete voi che era una cosa veramente da paura e vi metterete voi a alleggerirla. Oppure rincarare la dose, però è un po' più difficile, di solito si alleggerisce. Ah, una cosa, usare la mail per ciò che deve restare scritto, siamo all'ESC, quindi sapete bene, quello che non deve essere, che non deve finire pubblico, non scrivetelo, scrivete quello che deve essere, che deve restare agli atti, diciamo. Per tirare le somme di una situazione, tipo magari per telefono ci siamo sentiti, ma ho qualche dubbio, invio una mail con scritto allora devo fare questo, quest'altro, eccetera, eccetera, che rimanga fisso e magari con l'altro che mi dà conferma. Per considerazioni appunto fatte a freddo, butto giù i punti in maniera più ragionata, per fissare una conversazione, riunione, eccetera, eccetera, o per discussioni di lungo raggio, cioè devo scrivere qualcosa che tra un mese magari può essere utile, scrivo una mail così ho uno storico. E magari poi, ecco, una cosa, non usare la mail per decisioni pratiche urgenti, cioè se devo prendere una qualcosa che deve servirmi subito, telefono, non mail, cioè cavoli, se l'altro è in tanta malora che non ha a disposizione il computer, è inutile che invio una mail e aspetto la risposta dopo 10 minuti. Se è in mezzo a un campo a fare uno scavo e non ha una mail, ci torna il giorno dopo, ciao, telefono e via. Per questioni troppo personali. Quello di prima, se non deve restare scritto, non scrivetelo, specialmente le cose personali che poi restano e possono essere usate per cose simpatiche. Per questioni delicate, tipo legali, e appunto per pareri su colleghi, amici, conoscenti. Attenti perché naturalmente la mail è qualcosa di scritto che rimane. Se scrivo, per esempio, che un certo facendo un lavoro del cavolo con la registrazione dei talk, appunto, magari lo dico a qualcun altro via verbale, non lo dico quando è presente lui, che poi si incazza, per esempio. Sto facendo questo video. Per cifre in trattativa, ecco, qua ambito lavorativo. Ah, e naturalmente per tutto quello che non vorreste vi venisse rinfacciato un domani, ricordatevi, la mail resta e può essere usata contro di voi molto volentieri. Quindi, poi cosa c'è? Catene Sant'Antonio, non c'è discorso, fermatele, cioè, nessuno vi porterà disgrazie e roba del genere, fermatele, punto. Anzi, vi porterà disgrazie se le inviate. Se le inviate a qualcuno tipo come me, vi arrivano insulti e maledizioni, quindi fermatele. Spam. Fate una ragione. Quando ci finite in mezzo, non potete uscirne, vi siete dentro, lo riceverete. Gli unici sistemi di difesa sono provider con buoni filtri anti-spam, avete un indirizzo su Libero, cambiatelo, cioè non è che non potete lottare contro Libero, scusa, faccio pubblicità, però cavolo, ragazzi, Libero non è possibile, spammano loro, non c'è verso. Usate client mail con buoni filtri, tipo Thunderbird o roba del genere, ha un filtro anti-spam integrato, funziona. Usatelo. E in caso di server mail personale oppure aziendale, gestiamo bene i filtri anti-spam di quel server, vi toglierà il 90% dello spam. E se, naturalmente se lo conosci lo eviti, cioè se ricevo una mail di spam e la faccio gestire come spam ai filtri, poi la impariranno e quello spam non mi arriverà più. Naturalmente ogni tanto guardo anche se ci sono falsi positivi. Sì, appunto. Poi con la mail non esageriamo, cioè ogni tanto una comunicazione faccia a faccia è necessaria, cioè ci si deve prima o poi scontrare in alcuni casi. Quindi teniamo conto che certi contatti possono deteriorare via mail, specialmente per quanto riguarda incomprensioni e roba del genere. I malintesi sono sempre in agguato e l'incontro personale rafforza i rapporti per quanto poco, anche se si è nerd. ESC, siamo qua, voglio vedere chi non è un nerd o un mezzo nerd, ce ne sono tanti e bene o male ci si diverte insieme.
Biografie e link utili, qua sul tuo che ci sono varie cose, eccetera, eccetera, la netiquette, poi ve ne andate a guardare, c'è il link, qua altre cose, questo qua è come scrivere una mail, domande intelligenti per non farsi rispondere RTFM da chi dovrebbe dargli una mano, eccetera, eccetera. Ah, e naturalmente il resto dei dati fatti per fare questo talk provengono appunto da esperienza personale, lunga, approfondita e con casistiche di tutti quanti i casi. Ne ho fatti di tutti i colori all'epoca. Grazie mille, ho finito. Ci sarebbero state simpatiche mail di spam tipico, roba del genere, però penso che mi stiano per cacciare, quindi in caso le vediamo con più calma di persona, qua si può pure staccare. Vabbè.